Nuovo successo dell'Amen Scuola Basket Arezzo, che cavalca il suo buon momento di forma battendo nel turno infrasettimanale la Synergy Valdarno al Palasport Estra. Inizio equilibrato con le due squadre che vanno a braccetto per tutto il primo quarto, chiuso con la SBA in vantaggio per 22-20. Non si spezza l'equilibrio anche nel secondo parziale, anche se la Synergy ha il merito di prendersi qualche lunghezza di vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi la Synergy ha il suo miglior momento, arrivando a conquistarsi 7 punti di vantaggio. Con un parziale di 10-2 firmato dal trio Vasilovinovic-Fornara-Rossi, l'Amen rimette la testa avanti, poi le triple di Fornara e Rossi portano il quintetto di coach Evangelisti avanti 63-58 all'ultimo mini intervallo, a dare il break decisivo altri 8 punti consecutivi segnati dall'Amen, che scappa sul più 15. I valdarnesi non crollano e rimontano qualche lunghezza, ma non c'è più tempo per rimettere in piedi la partita. L'Amen vince 87-81 e festeggia il quarto successo consecutivo che permette agli Amaranto di salire ancora in classifica. Domenica trasferta da Iana per l'Amen, sarà la terza partita in 7 giorni e sarà molto importante la gestione delle energie nella preparazione di questa partita. Era una partita difficile che abbiamo non approcciato benissimo, soprattutto in difesa, e loro hanno giocatori di talento che ti possono mettere in difficoltà, e così è stato. Abbiamo difeso nel terzo quarto 5 minuti, siamo riusciti ad andare anche più 10, questo ci deve far riflettere, perché a volte poi ti può andare anche male, perché se Fornara e Veselinovic magari non fanno, o Daniele Rossi non fanno i canestri difficili, possibilmente te la porti punto a punto e non sai mai come va. Faccio i complimenti alla Synergy perché è allenata bene e onestamente ha giocatori importanti, e credo che la classifica non rispecchia il loro reale valore, come del resto tutto questo campionato. Ci sono sorprese tutte le domeniche, perché è talmente livellato che ti giochi la partita nei particolari, ci serva di lezione il costone quando abbiamo perso. Guarda, innanzitutto voglio fare i complimenti a Synergy perché se l'è giocata fino alla fine, quindi bisogna fare i complimenti, perché anche loro hanno una squadra quasi nuova, quindi... Bene, onestamente sono contento. Faccio i complimenti ovviamente alla squadra, allo staff nostro, perché diciamo che con tutta questa zona mi ero un po' preoccupato. Poi alla fine, insomma, poi è venuto fuori i tiratori, è venuto fuori un po' tutto. Penso, sono d'accordo con Evangelisti quando dice che abbiamo questi blackout di qualche minuto che insomma, se lo fai con squadre importanti diventa un po' difficile, però insomma, bene così. Importante ora è gioire, sono 4 vittorie consecutive, quindi queste erano molto importanti. Forse adesso comincerà la strada un pochino più in salita, però cominciamo a insomma, è bene mettere, come dire, la legna in cascina, insomma, ecco. Vediamo un po', va bene così, penso ci siano ancora molti margini di miglioramento, insomma.